Ciao a tutti, dopo un po' di assenza dal canale con video tutorial sulla manutenzione in generale di camper, auto, moto, di tutto e di più, oggi ricompaio perché vorrei farvi vedere che la mia Mini è in manutenzione. È in manutenzione perché semplicemente sentivo cioccare in ogni buco, ogni zappellino che prendevo. Quindi prima ho ipotizzato subito che fossero supporti motori alle boccole. E adesso vi faccio vedere, recupero una luce. Quindi retta. Ciao, facciamo un video veloce. Riepilogativo. Ho ipotizzato subito che fossero i supporti del motore, ma qua li avevano già cambiati e sotto erano belli, ma comunque poi li ho cambiati e niente, cioccava ancora, cioccava ancora, cioccava ancora. Controllando tutti i vari braccetti, mica braccetti, era a posto fino ad arrivare, come vedete, qua ora manca. Da qua manca un qualcosa. Cos'è? La scatola dello sterzo. Ebbene sì, era completamente andata la boccola qua. Non so se adesso riesco a farvi. Vediamo se riusciamo a metterla qua. Praticamente usiamo le due mani, ovviamente amplificato a causa del peso della macchina e allo stress che subiva. Bam, 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 bam. Ebbene, quindi alle prese con questo grosso lavoro. Cosa ho fatto? Vabbè, smontato dove si aggancia la scatola dello sterzo. Vediamo se c'è in giro i supportini, dove li ho messi, dove li ho messi, non mi ricordo più. Eccoli qua. Svitati, smontati. Ho allentato il dado dell'ammortizzatore che è sotto qua e che è sotto qua, quel dadone lì. Ho smontato questo supporto che affranca dal telaio al motore. Ho smontato questi dadi qua, che sono praticamente questi qua, il gancio traino, diciamo, che supportano anche loro a loro volta il telaietto del motore. E poi internamente, ovviamente, ho dovuto togliere il piantone dello sterzo, praticamente la scatola dello sterzo esce da lì, rimosse le due viti da una parte, e vediamo se riesco sempre a farle inquadrare, e dall'altra parte, totale 4 viti con la loro U. Venuto via, erano proprio il supporto della scatola dello sterzo. Prima c'è tutta la moquette posizionata qua ed è venuta via. Ora 160 euro, nuovo ricambio e niente. Era un lavoro da fare. Volevo una Mini che fosse utilizzabile per tutti i giorni. L'ho già fatta ASI, ho fatto l'iscrizione ASI. Anzi, un bel video sarebbe proprio in merito all'iscrizione ASI, visto che c'è un sacco, vedo e leggo sempre nei vari forum un sacco di confusione. Autocarri che non possono essere iscritti ASI, il veicolo ASI non può circolare. Ebbene, per chi è in Lombardia non ha di questi problemi. Bollo esente, 20 anni, e circolazione 365 giorni all'anno, come da esenzioni. Limitazioni del traffico per l'inquinamento atmosferico, Regione Lombardia, tutto scritto esenti dai blocchi,
della limitazione, i veicoli iscritti agli appositi registri, articolo 60 e bla 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 bla. Quindi ogni macchina con un bel CRS allegato può circolare dove vuole. E infatti tutti i miei mezzi sono tutti ASI. Ok, che anche per avere una mia gratifica. Però comunque voglio circolare, li voglio usare saltuariamente, ma devono essere usati. Quindi smontato, e ora ci saranno le fasi di rimontaggio. Appena mi arriva il pezzo, ho comprato su Mini Parts, 164 euro, come dicevo, e dovrei aver risolto e dovrei avere la Mini più scattante che prima. Ciao a tutti e alla prossima manutenzione.